Cosa rispondono i pirati pastafariani a chi dice che l'obiezione di coscienza in Italia è difficile? Come disse Martin Lutero, questo è il giuramento di Bobbia. L'obiezione difficile, quacquacquata in no minore. Uno, due, tre. Quacqua. Qua 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 sull'obiezione di coscienza in relazione alla legge 194-78. È vero, l'obiezione di coscienza è un diritto e chi vorrebbe metterlo in discussione? Ma anche la libertà di scelta sulla propria vita sessuale e riproduttiva è un diritto. E io mi domando, se il 70% dei ginecologi italiani è obiettore di coscienza e questa concentrazione in alcuni ospedali arriva all'80 e al 90%, è sicuramente esercitato il diritto all'obiezione di coscienza, ma quello alla libera scelta? E quindi a chi dice che l'obiezione di coscienza in Italia è difficile, noi rispondiamo che è una grande quacquacquata. E il piccolo coro dei pastafariani d'Italia ha intonato la sua particolare versione del ballo del quacquà, perché questa è una sonora quacquacquata. Ramen. 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 Ramen.